Per il secondo anno di seguito gli amici di Camminando sui tuoi passi, ovvero sia coloro che organizzano la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta, hanno portato i produttori e le eccellenze territoriali in ambito enogastronomico qui nella piazza di Fano, piazza 20 settembre, il cuore della città. Ma perché siamo voluti venire qui insieme a loro? Proprio perché la staffetta dalla compianta Sara Brace è partita proprio da qui, dalla piazza 20 settembre di Fano. Qui è iniziato tutto, un processo di promozione che sta riscuotendo anno per anno sempre grande successo. Qui sono presenti non solo le cantine che partecipano alle staffette, ma anche i produttori del nostro territorio. C'è Coldiretti che propone i frutti e i prodotti della terra, ci sono ristoranti qui che si affacciano sulla piazza, c'è la musica come sentite naturalmente e poi tavoli per regalare a tutti un'emozione enodegustativa. Anna, allora, un modo per essere presenti nella città, avete riportato qui i produttori, ma le eccellenze del territorio. L'anno scorso è stata una bella esperienza, quest'anno avete voluto replicare. La staffetta del Bianchello è nata a Fano, esattamente nel 2013 Sara ha iniziato questo progetto partendo proprio dalla piazza, da piazza 20 settembre, e dallo scorso anno abbiamo deciso di dedicare una festa alla staffetta del Bianchello e l'altra staffetta proprio qui in piazza. E lo scorso anno abbiamo messo il focus sul food, quindi avevamo le ragazze di Coldiretti, Donna Impresa, che ci preparavano da mangiare, e quest'anno invece l'attenzione è tutta canalizzata sui 50 anni della Docca Bianchello del Metauro. Quindi lo scorso anno siamo stati meno fortunati, quest'anno abbiamo il piacere di avere con noi i produttori delle aziende che partecipano alla staffetta del Bianchello e l'altra staffetta, ma dall'altra parte continuiamo la collaborazione con le ragazze di Coldiretti, abbiamo anche dei macellai che ci preparano gli hamburger e siamo associati anche a due ristoranti della piazza. Ecco, c'è una proposta naturalmente gastronomica, oltre che eno, insomma un modo per festeggiare questi 50 anni di DOC che ha dato tanta soddisfazione non soltanto a voi che fate della promozione territoriale, ma anche ai produttori. Sì, esatto. E di solito siamo noi ad andare nelle aziende con la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta. Questa volta abbiamo chiesto ai produttori di scendere in piazza per noi e di portare i propri prodotti, la propria storia e anche la loro presenza, perché comunque il rapporto diretto fra partecipante, fra cliente e produttore è molto importante, e quindi abbiamo chiesto loro questa volta di venire da noi. Naturalmente la staffetta è un work in progress continuo, ogni anno aumentano le adesioni, le cantine che vogliono partecipare, quindi insomma per voi è una bella cassa di risonanza, e immagino che anche gestire tutto questo volume di gente diventi sempre più impegnativo. Sì, noi siamo una piccola associazione, siamo degli amici di Sara, delle persone che le vogliono molto bene e che dallo scorso anno hanno il piacere di continuare a portare avanti i suoi progetti. Sara ha fatto un grande lavoro sulla promozione dei prodotti e del nostro territorio e ci teniamo che questo vada avanti per lei e anche grazie a lei. Innanzitutto vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti voi che partecipate questa sera alla staffetta Wine 50 Festival e vorrei parlarvi brevemente della nostra associazione. L'associazione nasce lo scorso gennaio dell'anno scorso per continuare i progetti di Sara Bracci, tra cui la staffetta del Bianchello, che è un percorso attraverso le aziende del nostro territorio alla scoperta del Bianchello del Metauro DOC e alla scoperta del territorio che dà vita a questo prodotto, e dall'altra parte dallo scorso anno nasce anche l'altra staffetta, che vuole andare nelle aziende in cui non si produce Bianchello del Metauro DOC ma che comunque fanno parte della nostra provincia e del nostro repertorio di vini. Allora Raffaele, qui ebbe inizio il tutto. Siete riusciti con grande sforzo anche quest'anno a portare i produttori qui nel punto dove
scoccò la scintilla di questa bella iniziativa che sta crescendo anno per anno. Vedere produttori che sono qui, insomma, a mostrare i loro gioielli di famiglia fa sempre un gran bel effetto. Sì, nel 2013 incomincio bravo proprio da questa, dalla fontana. Dalla fontana, una foto davanti alla fontana, qui partì la staffetta del Bianchello e ad oggi siamo tornati qui, è 2 anni che veniamo qui in piazza insieme alla Proloc e l'assessorato al turismo, quindi per noi è un motivo di grande orgoglio, quindi il mondo agricolo che viene in città, che viene in una piazza importante come questa qua di Fano, i produttori sono 26 quelli coinvolti nella staffetta, hanno aderito tutti, chi non è potuto venire comunque ha lasciato le sue bottiglie e quindi abbiamo tutto quello che possiamo assaggiare durante le staffette e nell'altra staffetta. Ecco, l'occasione anche quella di mettere un po' la corona sopra a questa DOC che sta regalando alle Marche, al territorio, tante soddisfazioni. Bianchello esponenzialmente ha fatto un grande percorso in questi anni, vogliamo sottolineare soprattutto negli ultimi 10 magari, dove si è affermato anche a livello internazionale con prodotti bellissimi, diciamo. Sì, il Bianchello, questa è la festa per i 50 anni del DOC Bianchello del Metauro, da diversi anni i produttori sono cresciuti in maniera esponenziale, soprattutto anche oltre alla qualità, ma anche il rapporto qualità-prezzo di questo prodotto non va dimenticato. In più, i produttori dal 69 ad oggi non hanno mai cambiato il blend del vino all'interno, quindi i vitigni sono sempre gli stessi, anzi si utilizza di più il biancame come monovitigno. Però ad oggi i produttori sono cresciuti, hanno intuito la grande capacità di questo vino di adattarsi al territorio, di crescere, quindi nel 2011 hanno cambiato il disciplinare, non hanno toccato il vitigno aggiungendoci magari dei vitigni particolari, ma hanno cambiato metodo di produzione che è Bianchello tradizionale, Bianchello superiore, metodo classico e passito, quindi arrivando anche ad un vino più strutturato, più importante, più longevo. Metodo classico, non tutti i vitigni lo possono fare, però questo riesce molto bene al Bianchello. Ecco, quindi anche le bollicine sono, insomma, di grande soddisfazione per questa bacca, insomma, sta regalando grandi soddisfazioni, cosa forse impensabile alcuni anni fa. Sì, sì, sicuramente era impensabile per il Bianchello arrivare a tanto, però ecco, i produttori ci credono, hanno fatto degli studi per arrivare a questi prodotti e in cantina li abbiamo assaggiati, no Lino? Certo, li abbiamo assaggiati, dei prodotti buonissimi, quindi metodi classici da 24-30 6 mesi e qualcuno sta usando anche il 60 mesi, quindi arriveremo a sentire degli ottimi prodotti. Allora, l'evoluzione del vino diciamo che va pari pari con la storia del territorio, quindi le Marche, diciamo così, tu dal tuo osservatorio privilegiato puoi dire che sicuramente hanno avuto una crescita su tutto il panorama enologico e questo è un po' il frutto anche di questa crescita. Sì, sì, la nostra provincia ha avuto diciamo una crescita grandissima in prodotti e produttori. La cosa importante è che oltre al Bianchello, che è trainante per il nostro territorio perché è ricco di storia, raccontiamo sempre la leggenda di Asdrubale che fu sconfitto dai romani per via del Bianchello, alla sera si ubriacarono e quindi è questo qui. Ovviamente è una storia, la raccontiamo come leggenda. Però ecco, intorno al Bianchello sono cresciuti tanti prodotti sono l'Incrocio Bruni, il famoso, il Sangiovese e altri vitigni, Montepulciani, quindi comunque c'è una crescita territoriale importante in un posto importante, perché non ricordiamoci che noi qui abbiamo Pesaro, siamo a Fano, c'è Urbino, le nostre colline sempre con tanti campanili, tante bellezze, quindi è questa la bellezza sicuramente del nostro territorio e la staffetta serve anche a, diciamo, rivivere certe emozioni.
Ecco, voi con la staffetta avete avuto il pregio anche di far toccare con mano alle persone anche l'esperienza del produttore, fargli vedere la vigna, fargli toccare con mano gli ambienti dove vengono prodotti questi vini di grande eccellenza, perché insomma nelle enoteche o nei frigo dei ristoranti guardiamo queste bottiglie lì, però non sappiamo cosa c'è dietro. Voi avete avuto il grande merito di far toccare con mano alle persone l'esperienza del vigneron, del produttore. Sì, forse la staffetta è uno dei progetti di enoturismo più importanti, dove portiamo le persone, il pubblico, direttamente in cantina a conoscere il produttore, a conoscere le sue idee, la sua filosofia, perché questo è importante. Vedere un'etichetta lì, sullo scaffale o in un frigorifero, sì, magari ti dà emozione dopo quando la bevi, però non è la stessa cosa. Poi quando torni a casa ti rimangono nel cuore le parole del produttore, quindi questa è sicuramente una cosa importante. Devo dire che il Bianchello ha finalmente avuto un suo riconoscimento. Allora, l'associazione ha il merito di valorizzare in ogni occasione sempre i prodotti che i produttori riescono a mettere sul mercato, li enfatizza, li valorizza, li fa comprendere soprattutto. Questa è una mission alla quale voi in questa situazione siete nel vostro habitat. Bah, noi sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier è il nostro lavoro, quello di veicolare il messaggio della bottiglia del vino, perciò far capire alle persone la qualità del prodotto, far capire alle persone quello che c'è racchiuso all'interno di un calice di vino. E oggi qui ci troviamo in un ambiente particolare per trasmettere un messaggio particolare che è legato al Bianchello del Metauro, una ad hoc storica delle Marche, forse non sempre ben capita e valorizzata, però grazie anche al lavoro di Raffaele Papi, il nostro delegato di Urbino, e di Raul Marinelli, delegato di Pesaro, oltre alle associazioni tipo la staffetta del Bianchello, le altre staffette, Camminando su due passi, che abbiamo comunque ci siamo ritrovati tutti insieme a portare avanti questo progetto che era legato a promozionare non solo il vino ma anche il territorio dove nasce questo eccellente prodotto. E ora tutto questo lavoro fatto dalle associazioni, da noi sommelier, penso abbia stimolato i produttori a far sempre meglio e perciò a far capire le potenzialità del Bianchello. Non era più, io me lo ricordo da ragazzo 30 anni fa, quando lavoravo nella ristorazione, il Bianchello era il vino semplice, beverino, da accompagnare a una frittura in riva al mare. Invece adesso le espressioni che stiamo assaggiando anche in questa stupenda piazza ci raccontano di un prodotto che ha stoffa, che ha poliedricità, perciò la possibilità di avere tante sfaccettature, tante espressioni da poter accompagnare un intero pasto. Con l'assessore Etienne Lucarelli vogliamo sottolineare l'aspetto sociale, l'aspetto di una piazza che si offre a tante iniziative e che diventa in questo momento il fulcro di tutto un movimento e di produttori territoriali che fanno solo bene a questa provincia, ma fanno solo bene al territorio fanese. Ma sì, guarda, abbiamo sottolineato più volte l'importanza di creare dei momenti in città di promozione, momenti di accoglienza. Abbiamo vissuto un luglio pieno di momenti di promozione, giugno-luglio, questa sera ed altre serate viviamo dei momenti fantastici di accoglienza per i turisti, per tutti coloro che vogliono vivere una bella serata nella città di Fano, e questa sera nel modo specifico lo facciamo con Camminando sui tuoi passi, un'associazione che ha creato la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta che porta anche i nostri turisti in giro per le nostre campagne a conoscere i prodotti del territorio, ma fa una cosa in più, perché questa sera porta qui tutti i produttori, sono 26 con due etichette ognuno, per far degustare quelli che sono i migliori prodotti del nostro territorio, che è il Bianchello del Metauro, un vino che sta diventando un vino di qualità, pregiato, che sta assumendo dei caratteri veramente importanti, e noi di questo ovviamente ne siamo orgogliosi, siamo contenti di ospitare questa associazione.
manifestazione e la vogliamo sostenere e la vogliamo incoraggiare a proseguire questa manifestazione, perché crediamo che sia una bella vetrina su tutto il territorio. L'enogastronomia e i prodotti, naturalmente, che da questo punto di vista un territorio ha da offrire, sono anche un discriminante per molti turisti, quindi un territorio qualificante e qualificato da questo punto di vista è un territorio appetibile per il turista esperienziale, colui che gli piace proprio toccare un po' con mano, non solo sole, mare e ombrellone. Sì, assolutamente, guarda, vivere l'esperienza oggi è proprio il leitmotiv per portare le persone in una città. Tutti vogliono vivere qualcosa in più, toccare con mano il territorio, e quindi fargli vivere, fargli andare nelle cantine è veramente una cosa molto interessante. La staffetta del Bianchello sta facendo molto bene. E poi, se parliamo di turismo, il turismo enogastronomico, come il mare, è una delle fonti più importanti. Le persone si muovono dove trovano del buon mangiare, dove si trovano della cultura, dove trovano il mare, e quindi credo che Fano, il nostro territorio, ha tanto da spendere da questo punto di vista. Fano è una città prettamente culturale, che ha da vendere la sua storia, che ha da vendere il suo mare, ma che ha anche da vendere un entroterra con tutti i suoi prodotti enogastronomici, con tutte le sue caratteristiche. Se siamo in grado di mettere insieme queste tre cose ed altre che abbiamo di caratteristico, possiamo essere vincenti nel mercato turistico. E dove ci sono i prodotti della terra, Coldiretti non può mancare, e qui in piazza, accanto ai produttori enologici, naturalmente con le proprie proposte in ambito gastronomico che valorizzano il territorio con le eccellenze e le produzioni locali. Ma loro sono qui anche per una campagna, state raccogliendo delle firme, perché cos'è? La campagna si chiama Stop Cibo Anonimo, è una raccolta a livello europeo per inserire obbligatoriamente l'origine degli ingredienti nelle etichette, perché a livello europeo non c'è una legge che tuteli il consumatore. Le materie prime che vengono trasformate non come al solito vengono appunto palesate nelle etichette, quindi il consumatore magari può non aver chiaro in mente da dove venga il prodotto. Poi la libera scelta chiaramente del consumatore è in primis. Noi chiaramente promuoviamo campagne amiche ai mercati della provincia di Pesaro Urbino e siamo orgogliosi di portare avanti il chilometro zero e la freschezza dei prodotti dell'ambiente del territorio pesarese. Ecco, come fa la staffetta che porta i consumatori direttamente nelle aziende, Campagna Amica mette a contatto con i suoi mercatini, i suoi punti, i produttori direttamente, più filiera corta di così non si può, è cortissima. Tutti i giorni ci sono 8 mercati, a Fano ce ne sono 2, il mercoledì in Piazza degli Avveduti e a Fano invece in Via Garibaldi il sabato mattina, a Pesaro ce ne sono altri 3, poi abbiamo Gabicce, Montecchio, quindi ce ne sono 1 per ogni giornata, non c'è più scusa per non acquistare, ecco, praticamente qui il territorio ormai. E soprattutto facciamo due cose buone: ci garantiamo il prodotto, la stagionalità, esatto, la freschezza, ma diamo una mano anche ai produttori. Ai piccoli produttori locali, soprattutto a loro che partecipano questa sera, che è Donna Impresa, che sono titolari donna di imprese agricole, di aziende agricole. Un grande orgoglio della Coldiretti insieme a Giovani Impresa e Federpensionati. E come avete sentito, grande sfoggio della produttività locale in ambito appunto del Bianchello, ma non solo, qui presenti 26 cantine che hanno voluto gratificare gli organizzatori con la loro presenza in questa piazza, ma soprattutto hanno voluto gratificare il grande lavoro di promozione dell'associazione che promuove e che ha partorito questa iniziativa così bella. A disposizione del pubblico, di coloro che sono venuti in piazza qui questa sera, tante eccellenze, tante peculiarità, ogni produttore mette in campo il suo sapere, il lavoro nella vigna, tra i filari, e dà vita in questo modo a un prodotto unico, mai uguale all'altro, e quindi con varie sfumature, con varie differenziazioni, sempre però un prodotto di altissima qualità, sempre un prodotto all'altezza dei tempi. Il Bianchello del Metauro, una realtà, una bella realtà, un'eccellenza del nostro territorio.